Voglio condividere la mia esperienza a proposito degli annunci Facebook. Innanzitutto, perché mi sono affidato agli annunci Facebook? È facile rispondere per farmi notare da un sacco di gente che non conoscono Marco Freccero e magari vendere qualche copia dei miei racconti o romanzi, ma per gettare le basi di tutto questo, prima ho acquistato, comprato e letto due ebook. Uno è di Rita Carla Francesca Monticelli dal titolo Self Publishing Lab, il mestiere dell'autoeditore, che parla anche di Facebook, ma di molto altro ancora. Ne ho parlato su questo canale e metterò il link da qualche parte perché tu possa vederlo. E poi l'ebook di Silvia Pillin, Annunci Facebook per scrittori, come usarli in modo efficace per vendere i propri libri. Anche in questo caso ho fatto una recensione e da qualche parte qui sopra dovrebbero esserci i link per vedere il video. Ecco i miei consigli nati dalla mia breve esperienza con gli annunci di Facebook. I soldi da investire. Un euro è sufficiente. Quando cominci a preparare i tuoi annunci, Facebook ovviamente propone come budget giornaliero una sua cifra. Tu inizia con un euro. Se durante il giorno Facebook esaurisce il budget di un euro che hai messo a disposizione, si fermerà. Il giorno seguente mostrerà di nuovo il tuo annuncio. Questo permette di stare tranquilli, non avrai sorprese. Hai impostato di spendere un euro al giorno, spenderai un euro al giorno, circa 30 euro al mese. Una spesa piuttosto economica. Il pubblico. Parti sempre con un pubblico limitato. Facebook permette di indicare il tipo di pubblico al quale indirizzare i tuoi annunci in base al sesso, all'età e ad altri parametri visibili nell'interfaccia. Inizia da numeri bassi, magari solo 100.000 persone o anche qualcosa di meno. Sarai sempre in grado, in seguito, di allargare la dimensione del tuo pubblico. La gente crede che gli annunci di Facebook permettano di accedere a milioni di potenziali clienti, ed è vero. Ma tu, se vendi libri, devi concentrare la ricerca a un numero più ristretto. Devi cioè badare ai lettori potenzialmente interessati al tuo genere di libri, non a tutti i lettori indiscriminatamente. Se farai così, il rischio di bruciare dei soldi sarà elevato. Il costo per click. Il costo dei click è uno dei parametri che dovrai tenere d'occhio. Cerca sempre di stare sotto i 10 centesimi di euro. Se vedi 20 o 30 centesimi al click, o anche 13 o 15, hai un problema. L'ideale è riuscire a essere ben al di sotto di quei 10 centesimi che ho indicato in precedenza. E attenzione, non risolvi il problema allargando il pubblico. Lo puoi fare, ma non in modo indiscriminato. Semmai devi sempre ricordare questo, gli annunci devono far arrivare i tuoi libri esclusivamente a quei lettori che davvero sono interessati al tuo genere. È inutile indirizzarsi a chi legge gialli o thriller se hai scritto un romanzo di fantascienza o un fantasy. Butti i tuoi soldi. Devi trovare il tuo pubblico, quella fetta di persone che potrebbero essere interessati al tuo libro perché leggono proprio quel genere di libro. Infine, occhio alla frequenza. La frequenza è il numero che indica quante volte il tuo annuncio è stato visto dalle stesse persone. Finché è al di sotto di 3 o 4 va bene, se è al di sopra hai un problema. Significa che il tuo annuncio viene visto sempre dalle stesse persone e queste potrebbero stufarsi. Quindi potrebbero nasconderlo o scrivere dei commenti negativi. A quel punto Facebook che fa? Aumenta il costo per click, lo fa lievitare. Tu quindi devi intervenire prima e mettere in campo le giuste contromisure per abbassare questo valore o saranno guai. In realtà c'è ancora tanto altro da spiegare, ma il tempo è poco e non posso dilungarmi né approfondire. Di certo occorre molta pazienza. Di certo per le prime 3-4 settimane tu non vedrai alcun beneficio. Ma pure in quel caso un beneficio c'è come? Tu inizierai a formarti una mentalità da imprenditore, perché un autore indipendente, quello è un imprenditore. E poi perché ci saranno comunque dei benefici. Le persone, anche se non comprano i tuoi libri, magari cliccano per vedere chi è questo strano tipo che pubblica annunci sui suoi libri. E potrebbero iscriversi alla tua pagina autore che hai su Facebook.
e iniziare così una relazione, una conversazione che in futuro potrebbe spingerli a darti una possibilità. E magari compreranno un tuo libro. Alla prossima!